un uomo prima del Duomo. Sant'Eustorgio ha radici antichissime e, dato che la struttura originaria risale addirittura all'anno 344, fu la prima basilica paleocristiana dell'antica Mediolanum e quindi fu il nucleo centrale della vita religiosa della città quasi un millennio prima dell'inizio della costruzione del Duomo. Sant'Eustorgio fu un santo particolarmente venerato e avrebbe ricevuto l'ordine di costruire una monumentale basilica addirittura dall'imperatore Costante in persona. Basilica, quella di Sant'Eustorgio, il cui ruolo centrale è testimoniato da un'antica e importante leggenda. La Basilica di Sant'Eustorgio inizialmente nasce come una chiesa paleocristiana, le cui origini possono essere ricondotte al 344. Solo successivamente fu dedicata al santo, appunto Sant'Eustorgio, che ricevette in dono dall'imperatore di Costantinopoli, Costante I, questo sarcofago con all'interno le reliquie dei tre magi. Altro elemento che conferì rilevanza all'intero complesso religioso fu la sua posizione strategica. La Basilica di Sant'Eustorgio sorge su una delle strade più importanti della città di Milano, quella che conduce a Pavia, che all'epoca era la capitale del regno dei Longobardi. All'interno, scavi dietro l'altare hanno fatto riemergere strati più antichi rispetto alla costruzione finale, così come ancora oggi la vediamo, che fu completata nel 1500. Si tratta di un'aula basilicale paleocristiana. La chiesa appare elegante con la classica facciata a capanna, caratterizzata da tre portali sormontati da una lunetta. All'interno si stagliano tre navate con volte a crociera. A lato delle navate laterali, affreschi e opere pittoriche di maestri della Controriforma disposte in raccolte cappelle.